19 marzo 1933. Nasce a Newark lo scrittore statunitense Philip Roth. Nei suoi libri, Roth riesce a mescolare suggestioni che gli derivano dalla sua cultura ebraica, con l'interesse per la psicanalisi e il gusto per la satira del contemporaneo. Nel 1969 pubblica Il lamento di Portnoy, in cui il protagonista, Alexander Portnoy, è un paziente ossessivamente monologante sul lettino, preda di una nevrosi a sfondo sessuale. Seguiranno molti altri libri di grande successo come Pastorale americana, Ho sposato un comunista e La macchia umana.